Questo non è normale, è il titolo dell'ultimo libro di Laura Boldrini che riflette sulla mancata parità tra uomo e donna nel nostro paese. Boldrini espone fatti, testimonianze e storie, evidenzia contraddizioni e discriminazioni. Il libro si chiama Questo non è normale, proprio per dire che nel nostro paese ancora oggi accadono tante cose che sono discriminatorie ai danni delle donne, ma che siccome si ripetono, alcuni ritengono che sia normale discriminare le donne, e invece questo non è appunto affatto normale. E allora nel libro io prendo in analisi tutti gli ambiti in cui avvengono queste discriminazioni, quindi dall'ambito, diciamo, della politica all'ambito mediatico, a quello dello sport. Spiego bene che cos'è il sessismo, che cosa si intende per misoginia, e quindi faccio anche alla fine di ogni capitolo una breve sintesi per dire che con questi temi noi dobbiamo iniziare a fare i conti, dobbiamo capire prima di parlare quello che significa discriminare, prima di prendere delle decisioni, perché a volte anche in buona fede si dicono frasi che per esempio nascondono la discriminazione. Ad esempio, quando si fa un complimento a una donna, gli si dice che c'ha gli attributi maschili. Ma questo è un modo sessista di dire le cose, no? Oppure al contrario, quando a un bambino lo si vuole riprendere perché non gioca bene, diciamo, a uno sport, a pallone, gli si dice che gioca come una signorina, a dire che tutto il femminile è invece sminuente, cioè non sai fare niente se lo fai come una signorina. E allora tante cose dovrebbero essere valutate perché quando si parla si esprimono dei concetti e le parole non sono mai neutre. Quindi il libro vuole proprio mettere in luce tutto questo e essere di aiuto alle persone per riconsiderare tante cose, per cercare di mettere a fuoco quello che si può cambiare per vivere in una società più inclusiva dove uomini e donne hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Su questo tema, ma non solo su questo, siamo molto distanti dal resto dell'Europa, specialmente il Nord Europa. Sì, sicuramente lo siamo e per questo dico che bisogna avere consapevolezza del tema. Purtroppo l'Italia per occupazione femminile è fanalino di coda in Europa, peggio di noi fa solo la Grecia e questo vuol dire che ogni anno noi perdiamo 7 punti di PIL potenziali, ce lo dice la Banca d'Italia. Non ce lo possiamo più permettere, bisogna quindi promuovere l'occupazione femminile e io trovo veramente deludente che avendo una Presidente del Consiglio lei non abbia voluto fare questo investimento, non abbia voluto inserire nella legge di bilancio risorse per valorizzare le donne e per promuovere l'occupazione femminile, come se il problema non esistesse. Invece pesa, esiste e noi dobbiamo fare in modo, insomma, che si riesca a aprire un varco e finalmente anche a dare alle donne quello che è delle donne.